Buongiorno a tutti. Faccio un video, anche se da un po' di tempo che non ne faccio, forse proprio per questo, perché c'è un argomento che mi sta un po' interessando in questi ultimi tempi. Ho visto più materiali in inglese, ovviamente, ed è praticamente un'analisi della situazione attuale a livello globale che sembra essere critica sotto vari aspetti, quindi una serie di cose che si sommano insieme. E questo da un punto di vista economico, ecologico, geopolitico anche se forse questo è quello meno nuovo, perché i problemi geopolitici ce ne sono sempre stati, quindi la tensione tra la Cina e l'America, la tensione tra la Russia e la NATO, eccetera, che sono cose comunque, diciamo, adesso c'è stata un'escalation, ma problematiche geopolitiche ci sono sempre state. Diverso invece la questione ecologica ed economica insieme. Perché per quanto se ne parla da un po' di tempo, cioè Greta Thunberg, giusto per fare un nome, tra gli altri non ha detto niente di nuovo, si sa dal tempo, dagli anni 70, forse anche da prima, ma ricordo il Club di Roma con l'inchiesta che era un libro, I limiti dello sviluppo, in cui già negli anni 70 si poneva la questione non solo ecologica, anche ecologica, ma anche sul discorso dell'esaurimento delle materie prime. E quindi un rallentamento inevitabile del progresso della nostra civiltà per un collo di bottiglia dato dall'assenza di materie prime. In quel periodo si parlava di fine del petrolio, ma anche di altre materie. In parte è stata rallentata la cosa, nel senso che le previsioni forse erano più negative di quello che ci si aspettava, però oggettivamente i dati attuali ci riportano che petrolio e altre materie prime diventano sempre più costose da estrarre. E ce ne accorgiamo anche adesso, per esempio, con l'aumento di varie materie prime, quindi lo sentiamo nella vita di tutti i giorni, del fatto che al di là delle speculazioni c'è effettivamente una richiesta grande e al tempo stesso una produttività che non è più, è sempre meno economicamente conveniente, cioè il barile di petrolio costa sempre di più a essere estratto, tant'è che oggi si tende ad andare più offshore, cioè a cercare in mare aperto, in situazioni difficili, laddove in passato magari era. Si tendeva a prediligere pozzi più semplici da gestire, quindi in territori accessibili umanamente facilmente. Cosa voglio dire con questo? Che appunto ho visto, c'è un video bello in inglese che si intitola Why Everything Will Collapse, è breve ed è fatto molto bene, per due motivazioni. Uno elenca molto meglio di quello che posso fare io, quelle che sono le criticità del nostro sistema sociale. Brevemente dice tutto. Molte società in passato sono collassate, è una cosa che può succedere perché l'aumentare della complessità di una società aumenta anche il rischio, tra virgolette, di un collasso, di un crollo, dato dal fatto che magari un semplice ingranaggio di una società complessa viene a funzionare male e questo impatta però tutta la società. Non è che il fatto che si interrompa, faccio un esempio banale, il fatto di non avere più materiale per fare i microchip, oppure una nazione che è l'unica che li produce decide di non esportarli più, crea un impatto a livello globale. Quindi è successo in passato, può succedere di nuovo. La grande differenza che abbiamo oggi è di due ordini di natura. Uno, che la società umana è globale. Quando cadde l'impero romano, quando ci fu il collasso della società micenea o altro, fu una crisi localizzata geograficamente, per quanto grande come l'impero romano, poi in quel caso solo la parte occidentale, quindi la parte orientale poi andò avanti altri 1000 anni con difficoltà, eccetera. La civiltà micenea è ancora più piccola, quindi ci fu un crollo, o anche nelle società precolombiane ci sono stati dei crolli, ma sono stati locali. Oggi la società è interconnessa a livello globale, quindi la società umana abbraccia tutto il pianeta, quindi un collasso. Non ci sarebbe la possibilità, tra virgolette, di avere delle aree che si nascondono da questo evento. E poi c'è, questa è la prima cosa diversa dal passato, e poi c'è il discorso dell'esaurimento delle materie prime. Anche in passato è accaduto questo, per alcuni collassi di società, ad esempio una delle motivazioni probabili per il collasso della società dell'Isola di Pasqua è stato l'esaurimento delle foreste. Della disponibilità di legname o di altri materiali con cui venivano costruite alcune cose. Questa è un'ipotesi, insomma, eccetera. Oggi però questo impatta ancora a livello globale e impatta praticamente tutti i settori, cioè non è solo il petrolio, non è solo, per esempio, noi siamo molto dipendenti dall'energia che viene prodotta in grandissima parte dal carbone, dal gas, e in parte minore dall'idroelettrico e altri settori.
e in questo campo le rinnovabili sono bassissime come apporto. E quindi questo video che vi invito a vedere, ma brevemente chi non conosce l'inglese ve lo riassumo, dice che la situazione è abbastanza seria, diciamo, perché, come dice il titolo, perché why everything will collapse, perché tutto collasserà, cioè lo dà come quasi una certezza in questo senso, per due ordini motivi. Uno dice appunto che le problematiche per quanto riguarda i problemi economici, e cioè crisi economiche che si ripetono in maniera molto facile e che impattano in maniera devastante il pianeta. Nel 2009 Lehman Brothers e altre situazioni hanno impattato tutto il pianeta e così via, sia da un punto di vista dell'esaurimento delle risorse che vengono a costare sempre di più e che quindi impattano poi sulla possibilità non solo sui prezzi che aumentano, ma anche proprio sulla possibilità di reperire sufficiente materie prime e poi infine per la questione ecologica, cioè noi siamo attualmente, viene riconosciuto come in una fase di probabile sesta estinzione di massa, estinzioni di varie specie ci sono state nella storia della Terra, in vari momenti geologici. Però non è il fatto che fossero stati, tra virgolette, naturali non vuol dire che siano una cosa positiva. In questo caso, l'evento però sembra essere causato indubbiamente da una specie in particolare, cioè la nostra, e questo avrà degli impatti, inevitabili perché la produzione di alimenti, per esempio il discorso del mare che si sta esaurendo, o anche la qualità della vita nel suolo che impatta la produttività dell'agricoltura, al di là dell'uso o meno dei fertilizzanti, avrà degli impatti inevitabili sulla produttività alimentare umana. In più la questione ecologica, noi siamo già, credo, circa un grado e qualcosa più aumentato nell'ultimo secolo. Ci sono previsioni abbastanza realistiche che indicano che ci sarà inevitabilmente un continuo aumento di temperatura che può andare da un altro mezzo grado fino a più di un certo numero di gradi, fino a un massimo di 6 gradi in più. La cosa può sembrare molto piccola, ma in realtà viene considerata molto grave, cioè parliamo di un innalzamento inevitabile dei livelli del mare con città come New York, Venezia, ma anche Shanghai, la Florida, che verranno evidentemente a trovarsi sotto il livello del mare, quindi impatti geografici che porteranno comunque a necessità di migrazione di alcune popolazioni, impatti economici, eccetera. Tutta questa serie di cose viene data per in atto e in questo video viene sottolineato il fatto che purtroppo gli interventi dei governi in senso pratico sono praticamente nulli o comunque sono completamente insufficienti, perché ci sono paesi in via di sviluppo che non sono interessati ad avere troppa attenzione a livello ecologico perché hanno troppo interesse a cercare di avere una migliore qualità della vita, con tutto quello che ne conseguirebbe, cioè un consumo maggiore di risorse, una maggiore impronta ecologica che già è grande per quello che stiamo usando noi occidentali, che porterebbe ad aumentare il consumo delle risorse terrestri, non ridurle, ma anche quelli occidentali, quelli delle democrazie avanzate o presunte tali, fanno fatica ad affrontare queste problematiche perché c'è poco interesse, diciamo, nell'immediato, c'è da parte della popolazione votante, che sono quelli che poi mettono al potere i governi quando la democrazia funziona, c'è poca attenzione su questi temi. E perché non vengono percepiti dalla maggioranza almeno come imminenti e importantissimi. E quindi non c'è una motivazione, non c'è una spinta ad avere una motivazione politica. Per queste motivazioni qui, in questo video, si dice appunto che probabilmente non ci sarà un'inversione di rotta e si andrà verso queste ipotesi fosche negative. Come dico, ho trovato per lo più cose in inglese che parlano di queste cose qui. Magari c'è qualche articolo in italiano. Vorrei un'opinione da parte del pubblico italiano su questa cosa qui, spassionata e possibilmente obiettiva, cioè come sempre, commenti che non costruttivi li ignorerò, commenti magari che segnalano criticità o correttezze, mi farebbe piacere riceverli. Un esempio è il discorso di Greta Thunberg. Greta Thunberg non dice niente di nuovo. Ho notato che però è molto stata attaccata come persona. Ora, a noi non interessa se lei è bella, brutta, bionda, mora, svedese o finlandese.
A me interessa quello che dice. Se dice una sciocchezza, andiamo a vedere dove sbaglia, come può essere anche quell'altro presidente americano che è mancato, che adesso non ricordo il nome, fece un documentario 10 anni fa sul problema ecologico. Non ci interessa la persona in sé, non, la questione del focalizzarsi sul messaggero è una semplice fallacia logica che viene chiamata argomento ad hominem. Focalizziamoci sulla questione che viene posta e vediamo le criticità. Ho notato purtroppo che molte persone si focalizzano sul personaggio invece che sul messaggio. È il solito discorso di che uno indica la luna e la persona guarda il dito. Andiamo a vedere la luna e vediamo cos'è l'argomentazione. Quindi, come dico, vorrei delle opinioni. Termino però questa cosa con un'altra riflessione. Mi è capitato un tempo fa di vedere questa teoria scientifica che si riallaccia al paradosso di Fermi. Cos'è il paradosso di Fermi? È la constatazione che, benché noi cerchiamo di vedere se esiste vita intelligente al di fuori della Terra, non abbiamo fino adesso trovato nessun segnale. La motivazione può essere di due tipi, molto semplicemente. Uno, non siamo in grado di recepire segnali della vita intelligente fuori dalla Terra, perché è distante, perché magari usa canali che noi non usiamo. Cioè, per mille motivazioni non riusciamo a vederlo, ma c'è. Oppure, effettivamente, non c'è nulla. Quindi noi siamo solo in un universo. Questo è paradosso, nel senso che per l'equazione di Drake in teoria dovrebbero esserci molte civiltà, anche solo nella nostra galassia, non nell'universo in generale, ma nella nostra zona locale dovrebbero esserci molte civiltà avanzate, per quella che è l'equazione di Drake a cui vi rimando, è interessante, è un calcolo statistico per il quale dovrebbero esserci un certo numero di civiltà avanzate. Ma nonostante questa equazione dice che dovrebbero essere tante, non mi ricordo quante, ma parliamo di nell'ordine di decine di migliaia, noi non abbiamo segnali. Allora, le possibilità sono o che appunto non le vediamo noi, oppure che siamo solo in un universo. Se siamo solo in un universo, o comunque almeno nella nostra galassia, questo per qualcuno può sembrare un paradosso, proprio per l'equazione di Drake. A meno che non si voglia contemplare una interpretazione, una risposta a questo paradosso, che è l'ipotesi della rarità della Terra, che dice fondamentalmente che la Terra, che non è un pianeta molto ordinario, non è banale, non è così un tipo di pianeta così diffuso, anzi è praticamente unico per una serie di cose. Effettivamente, se noi guardiamo la storia della Terra, non possiamo paragonarlo a molti altri pianeti, perché ne abbiamo pochi nel nostro sistema solare. Nel nostro sistema solare sicuramente è unica. Diciamo però che nella storia della Terra si possono vedere alcune caratteristiche sia nello sviluppo del pianeta sia nello sviluppo della vita che sono molto peculiari. Ad esempio la presenza di una grande luna che è la più grande luna che esiste rispetto al pianeta a cui appartiene, tanto che si tende a vedere nel rapporto Terra-Luna più un rapporto di due pianeti quasi gemelli, per quanto ovviamente la Luna è molto più piccola, piuttosto che una Luna vera e propria. Tutte le altre Lune nel Sistema Solare sono incredibilmente più piccole rapportate al pianeta a cui appartengono. La presenza di un grande nucleo ferroso all'interno della Terra, che è più grande di tutti gli altri in percentuale rispetto agli altri pianeti del Sistema Solare, e questo è stato interpretato dal fatto che probabilmente c'è stato un impatto da cui è nata anche la Luna, ma con un altro corpo celeste molto grande, che ha fatto sì che il nucleo dei due pianeti venisse inglobato però solo dal pianeta Terra e quindi si trovasse ad avere una massa molto forte, molto grande, che ha portato poi alla creazione probabilmente di quel meccanismo termico interno di un certo livello, che ha permesso non solo di avere un sistema di schermatura elettromagnetica, che permette appunto di proteggere la vita da ciò che c'è di negativo nelle emissioni solari, ma anche di mettere in moto probabilmente la tettonica a zolle. Tutte cose trattate. Non voglio dilungarmi, però anche nel discorso della vita ci sono una serie di cose che sono considerate abbastanza peculiari: l'inglobamento dei mitocondri nelle cellule, il fatto che ci siano state le maree che hanno permesso alla vita che prima è nata sulla Terra poi di pian piano di svilupparsi a livello terrestre, il fatto anche semplicemente che la nostra specie, che comunque viveva in un certo ambiente, in un certo momento si è trovata sotto un grosso stress evolutivo che l'ha costretta a evolversi in una certa direzione, con il rischio poi di un'estinzione, perché se uno si guarda la storia della specie umana si vede che c'è stato un grosso collo di bottiglia, che è lo stesso collo che ha portato l'umanità a essere composta da pochissimi individui,
ed è quello che ci porta a essere oggi, ancora oggi, molto simili tra tutte le specie umane che ci sono, le specie, tutti i tipi umani che ci sono su questo pianeta, perché appunto siamo passati attraverso un collo di bottiglia che ha ristretto moltissimo la variabilità genetica dell'essere umano. E ci sono altre cose di questo genere. Tutti questi vengono considerati nel discorso della rarità della Terra come dei filtri pericolosi che possono bloccare la rivoluzione della vita intelligente. E nel discorso nell'ipotesi della rarità della Terra si dice che probabilmente ci sono questi filtri laddove nasca la vita anche, perché noi non sappiamo, magari la vita, bisogna vedere se la vita è una cosa che si diffonde nell'universo, anche questo non lo sappiamo, ma facciamo l'ipotesi che lo sia. Il fatto che nasca la vita non vuol dire che per forza ci sarà una vita intelligente. E per raggiungere questa vita, questo livello di intelligenza, ci sono dei filtri che vanno passati, che sono molto filtranti, appunto. E se sono tanti, statisticamente ci rende conto che è difficile arrivare anche solo dove siamo noi adesso, che è una civiltà abbastanza avanzata, ma non è così poi progredita. Proprio per esempio noi siamo una civiltà che è in grado di comunicare all'esterno del proprio pianeta. Cioè noi sono 50 anni che, anche di più, 60-70 anni che mandiamo onde radio, e queste onde radio non solo vengono, come dire, comunicate sulla Terra, ma si espandono al di fuori della Terra per un raggio ormai di 60 anni luce, perché viaggiando alla velocità della luce, quindi in teoria a 60 anni luce dalla Terra si possono ricevere dei segnali radio degli anni 30. Ovviamente non è così semplice, c'è un discorso di rumore di fondo e il segnale si deteriora con il passare del tempo e dello spazio, però insomma, tecnicamente noi stiamo mandando segnali di esistere a livello radio da almeno 70 anni. Quindi non siamo una civiltà poi così avanzata, cioè non è che siamo Star Trek oppure Star Wars come civiltà, però siamo una civiltà che comunque è in grado di modificare questo pianeta, forse anche troppo, da quello che dicevo prima, e che quindi si fa vedere. Il punto è perché non vediamo altre civiltà o non abbiamo contatti, e la risposta può essere correlata su queste due cose. Uno, che la Terra possa essere un evento abbastanza raro e la vita su questa terra, eccetera. Due, che appunto che questo filtro possa essere davanti a noi, cioè il fatto che noi adesso stiamo affrontando una serie di problematiche ecologiche, economiche anche, e anche di gestione della nostra società a livello di organizzazione, le tempeste economiche e anche nel minimo geopolitiche. Negli anni 70 c'era il problema di una potenziale guerra atomica, adesso diciamo forse c'è di meno questo rischio, però ci sono tutti questi rischi che vengono ipotizzati come essere dei rischi inevitabili di civiltà che si evolvono e che prima o poi portano a una conclusione, a un'estinzione della civiltà in se stessa. Ecco, volevo fare una riflessione su questa cosa qui, volevo sentire l'opinione delle persone, perché ho visto molto dibattito sui canali inglesi su questa cosa, e il fatto adesso sarà per il Covid-virus, sarà per il fatto appunto che comunque sentiamo un po' il peso di una situazione geopolitica, ecologica, eccetera, stressante, sta risvegliando comunque anche in persone meno del settore magari delle considerazioni su questo argomento. Vi ringrazio per avermi seguito, spero sempre in commenti, diciamo produttivi, propositivi, in modo da poter fare un dibattito su questo argomento. E vi ringrazio per quanti mi hanno ascoltato fino adesso, grazie mille.